Per l'Union Fossa Cesia, neopromossa stagionale, arriva il momento di scendere in campo nel primo turno casalingo d'eccellenza della sua storia calcistica. E anche se il rettangolo di gioco non è ancora il Granata, ma il neutro di San Vito Chietino, si tratta pur sempre di un appuntamento da consegnare agli annali. Per la truppa del presidente Ursini, reduce dal confortante pareggio d'esordio in quel di Montesilvano, c'è la Sant'Egidese, altra matricola ma storica frequentatrice del torneo, che arriva sull'impianto rivierasco con la medesima situazione, avendo confezionato un pirotecnico pareggio casalingo con il Capistrello. I ragazzi di Mister Memo partono subito in zona d'attacco con la pennellata dalla sinistra di Capitan Caporale, che pesca Pastorini puntuale allo stacco in area, ma Venditti non è da meno e abbranca all'altezza del primo palo. La replica giallorossa è a dir poco deflagrante, visto che al primo affondo dalle parti di Di Vincenzo arriva il vantaggio firmato da Stacchiotti, abile a incornare sul puntuale traversone dalla destra di Fiscaletti. Ma l'euforia della truppa vibratiana dura appena 90 secondi, visto che Pau riesce a rimettere suo in carreggiata con un perfido pallonetto da limite che sfrutta la verticalizzazione dalle retrovie di Bertino e la contemporanea uscita dai pali di Venditti. La Santa replica con il rasoterra dal limite di Petronio, annullato in due tempi dall'estremo di casa. La sfida, che rimane sostanzialmente in equilibrio, potrebbe volgere nuovamente a favore della squadra di Mister Di Serafino, che a ridosso dell'intervallo sfiora il raddoppio con la conclusione in mischia di Figliaggi, ma il provvidenziale salvataggio di Aquilanti a ridosso della linea di porta consente ai biancorossi di preservare il pareggio e rimandare ogni discorso alla seconda frazione, che si apre con l'interessante opportunità fallita di un soffio da Giammarino, che rompe con ritardo infinitesimale sull'interessante spiovente da fermo di Petronio con la sfera che va a spegnersi al lato. Va molto meglio alla squadra di casa, che ribalta l'iniziale svantaggio con l'eurogol di Caporale, pronto a raccogliere un pallone vagante da distanza siderale e a far partire un gran siluro che va a gonfiare l'incrocio dei pali alla destra di Venditti. Per l'euforia giustificata del pubblico di fede biancorossa siepato in tribuna, 3 minuti dopo Pastorini prova a mettere il risultato al sicuro, cercando di pungere sull'iniziativa dalla destra di Pau, ma non trova lo specchio della porta. Poco più tardi ci prova anche Arboleda, ma il suo tiro a ridosso del vertice d'area piccola viene deviato da Fiscaletti, che dirotta la sfera oltre il secondo palo. I giallorossi invocano il penalty al 21esimo in seguito alla deviazione con un braccio di Martelli appostato in barriera, che intercetta il piazzato dal limite di Petronio, ma il signor Fantozzi di Avezzano non ravvisa irregolarità e lascia proseguire tra le proteste della tifoseria ospite arrivata in gran numero al Tommaso Verì di San Vito Marina. I sant'egidesi sparano le ultime cartucce al 23esimo con il tentativo infruttuoso di Mucci, che sarà l'ultimo sussulto della contesa. L'Union Fossa Cesia respinge qualsiasi altro tentativo d'attacco della squadra ospite e mette in cascina i primi 3 punti stagionali. Mister Di Serafino, dopo il pareggio di domenica scorsa è arrivata una sconfitta, che cosa ha da rimproverarsi? Che cosa ha da dire ai suoi ragazzi per oggi? Se analizzo la partita, direi che è stata una partita equilibrata. Diciamo, noi siamo andati in vantaggio, però una squadra che va in vantaggio fuori casa non può riprendere gol dopo 2 minuti. E questo è il primo errore che abbiamo fatto. Poi nel secondo tempo la partita era equilibrata, abbiamo preso quel gol, abbiamo avuto le nostre occasioni anche per pareggiare con Mucci, però penso che Fossa Cesia abbia vinto la partita, perché sicuramente ha messo quella cattiveria in più che non abbiamo messo, ha vinto i contrasti, ha vinto le seconde palle. In questo campionato, se non ci metti questa componente, puoi fare fatica, e quindi questo è un messaggio che lancio ai giocatori, un messaggio che lancio a me stesso e alla squadra, che se non troviamo quella cattiveria, quella voglia di fare risultato, faremo fatica. C'è tempo ancora per ambientarsi in questa nuova realtà? Ricordiamo che eravate le due neopromosse di questa stagione. Sì, ma il tempo, purtroppo il tempo non ce n'è nel calcio, bisogna fare i risultati, perché alla fine il campionato è iniziato. Sicuramente l'atteggiamento non è quello giusto, perché oggi è una partita in cui potevamo fare risultato, ripeto, è stata equilibrata, però se il Fossa Cesia ha vinto perché ha messo quella cattiveria, quella voglia di fare risultato che a noi è mancata, e quindi dobbiamo lavorare da martedì su questo, perché questo campionato richiede questo tipo di atteggiamento. Mister Memmo, i dubbi di inizio stagione sembrano fugati man mano che va avanti la stagione, questa squadra migliora di domenica in domenica, oggi 3 punti importanti nella vostra prima teoricamente casalinga, diciamo così. Sì, i dubbi forse ce l'avevano gli altri, noi abbiamo ben chiaro l'obiettivo in testa.
Oggi abbiamo disputato una grandissima partita e i ragazzi sono entrati in campo con grinta, cattiveria, come piace a me, e abbiamo dimostrato che se giochiamo così non dobbiamo aver paura di nessuno. Certo è che il campionato è difficile e dobbiamo guardare partita dopo partita e intanto prendiamoci questi 3 punti che sono importantissimi. La Sant'Egidiese era un'altra matricola, quindi uno scontro diretto. Sì, sulla carta sì, però devo dire che loro sono veramente una grande squadra. L'hanno dimostrato anche oggi, hanno disputato una bella partita e devo dire che forse ai punti sarebbe stato forse più giusto un pareggio. Però forse ci abbiamo creduto di più rispetto a loro, ci abbiamo messo più cattiveria, più voglia di vincere e alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti. Presidente Ursini, il presidente che ha traghettato il Fossa Cesia per la prima volta nella storia in eccellenza, in attesa di poter brindare al proprio impianto oggi, diciamo così, che era virtualmente la prima in casa ufficiale, la squadra imbattuta ed è arrivata la prima vittoria, quindi soddisfatto pienamente? Beh, direi più che soddisfatto, l'abbiamo cercata la vittoria, effettivamente questa è una squadra sant'egidiese che parte per andare sui playoff, quindi è una squadra molto attrezzata. Però noi abbiamo un modello ormai consolidato di gioco, di stile anche da parte della conduzione tecnica che ci mette nelle condizioni migliori, almeno di far bene. Poi insomma, devo dire, questo è un campionato durissimo, abbiamo visto oggi una partita tiratissima, quindi bisogna lottare tantissimo. Io sono contento della vittoria perché questo ci avvicina al nostro obiettivo finale, che tutti sanno che è quello della salvezza diretta. Oggi era presente in tribuna anche il vostro sindaco Enrico Di Giuseppe Antonio, vi siete sentiti per un aggiornamento sul campo? Ma il campo a questo punto, noi stiamo da 3 giorni, stiamo allenandoci lì perché dobbiamo anche sostenere il cosiddetto calpestio e quindi ci stiamo allenando a Fossa Cesia da giovedì. Il campo, la disponibilità del campo per il campionato potrebbe essere dicembre, noi abbiamo cerchiato una data insieme al sindaco che è il 4 di dicembre, quando c'è la partita con l'Aquila. Siccome nell'occasione il comune intesterà anche una piazza all'Aquila, almeno questo nelle intenzioni, e quindi vorremmo fare una festa che appunto puoi farla coincidere con l'inaugurazione del campo, almeno sul campionato. Speriamo che riusciamo a mantenere queste date, perché per noi giocare in casa è importante. Oggi abbiamo visto, nonostante che siamo ancora fuori casa, abbiamo avuto un bel seguito di pubblico, a parte gli ospiti tantissimi, ma da Fossa Cesia ho visto che un sacco di gente. E sono orgoglioso di questa nostra attività che ha riportato gente al campo, anche se siamo fuori.